Charles Darwin nasce in Inghilterra in una bella giornata di sole del 1809. L'intera natura non poteva ancora sospettare che fosse appena nato un uomo che avrebbe cambiato per sempre molte delle idee che gli uomini avevano di lei. La sua passione per la natura è ben documentata. Fin da quando era bambino. Eccolo in un ritratto con sua sorella Catherine. È una piantina. Studia a Cambridge, Edimburgo. Ma le materie classiche non le interessavano. Si dimostrò invece un appassionato naturalista, con una vera fissa per i coleotteri. Ne collezionava migliaia. Nel 1831 si imbarcò per un viaggio di ricerca intorno al mondo. Sulla Beagle! Da Londra a Rio de Janeiro. Alle Galapagos! Attraverso l'Oceano Pacifico. Poi dalla Nuova Zelanda al Madagascar. Di nuovo in Sud America. E infine il ritorno a Londra. Vide posti meravigliosi. Osservo migliaia di esseri viventi. Sulle isole Galapagos incontrò 13 tipi di fringuelli, ognuno con un becco di forma diversa. Darwin si chiese il perché della differente forma dei becchi. Questione di stile. 5 anni di viaggi intorno al mondo gli permisero di raccogliere moltissimi fossili. Ma a quali animali appartenevano? Insomma, tornò a casa con molte più domande che risposte. Perché nel mondo esistono così tanti esseri viventi? Perché alcuni sono tanto simili e altri tanto diversi? Perché i fossili trovati in certi luoghi somigliano così tanto agli animali che oggi vivono in quegli stessi luoghi? Nel 1859 pubblicò Le origini delle specie, in cui formulò i principi della teoria dell'evoluzione. Darwin spiegò come gli esseri viventi cambiano nel corso del tempo e immaginò l'intera vita sulla Terra come l'evoluzione di un unico e grande albero genealogico. Quindi tutte le forme di vita discenderebbero da antenati comuni. In pratica, siamo tutti lontani cugini. Di elefanti. Di zanzare. Di squali. Di batteri. Dei miei compagni di classe. Del mio gatto. Di alberi. Di pulci. Di funghi. Degli invertebrati. Dei pidocchi. Dei cani. Di verdure. Di gufi. Degli spinaci. Delle mele. Pere. Delle tartarughe. Dei dinosauri. E di una nocciolina. Degli arachidi. Della pantera. Di un pomodoro. Della tigre. Del cane. Di un ghepardo. Di un leone. Di una zucca. Delle anguie. Dei meloni. Non me l'hai rubata. Delle zucchine. Dai, mi rubano anche questa.